tra 3 giorni sarà di nuovo campionato. Venerdì prossimo alle 21 il Cosenza all'Adriatico. Pesantissima l'assenza di Leonardo Mancuso, causa squalifica. Come già anticipato all'indomani della netta sconfitta di Cittadella, Pillon tornerà al 4-3-3. Finalmente una chance dal primo minuto per Nando Del Sole nel tridente completato dalla rientrante Marras e da Monachello. Ancora ai margini Campagnaro, Brugman e Canutè che rientreranno dopo la sosta. Certo invece il recupero di Antonio Balzano, possibile mediana l'impiego di Melegoni. Calabresi privi di Palmiero, metronomo e calciatore chiave nel gioco dei rossoblù. In organico non c'è esattamente un omologo. Braglio sta pensando così al centrocampo senza regista, con 2 mediani e altrettanti esterni. In sintesi 3-4-3, con uno tra l'ex Maniero e Litteri punta vertice, Tutino a supporto, da scegliere naturalmente l'altro interprete. Embalo non è al meglio, potrebbe essere confermato Baez, altro ex, ma c'è anche Garritano. Il Cosenza torna nello stadio del Trionfo. 16 giugno scorso, finalissima col Siena, battuto 3-1 e ritorno in B dopo 15 anni. Quarta promozione in cadetteria per Piero Braglia, senza dubbio tecnico tra i più preparati. Nel girone di ritorno i Lupi, reduci da 2 sconfitte consecutive, hanno conquistato 14 punti, 2 in più del Pescara. Appena 24 i gol realizzati, peggio ha fatto la Cremonese con 23, soltanto 7 in trasferta. In casa biancazzurra la parola d'ordine è resettare, riflettere, è ovvio, sugli errori e ripartire. Un dato però è chiaro: al completo la rosa è competitiva, altrimenti arranca, ma è sempre lassù e, visti gli altri organici, davvero nessuno poteva immaginarlo.